anybody here like Johann Sebastian Bach? Other than you? Bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 musicisti divenuti celebri post mortem. On the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, last night in my dream, I saw your face again. That's of course part of the devastation about so many people who are dying of AIDS is that people just, you know, won't hear about all these writers and musicians. Per questa lista i più grandi artisti in ambito musicale che prima non si cacava nessuno, manco pagando, poi una volta morti sono stati riconosciuti come personaggi illustri e indimenticabili. Il mondo è strano e stronzo a volte. Ma ora affilate i vostri archetti, sguinzagliate le vostre chitarre elettriche, accordate i clavicembali e iniziamo! Numero 10, Robert Johnson. La vita di Johnson resta sommariamente avvolta nel mistero. Nato nel Mississippi, morto lì all'età di 27 anni, è il primo del celeberrimo Club 27. Pare che fosse uno dei più scarsi chitarristi sulla faccia della terra, prima di scomparire per anni e tornare con un talento così fuori dal comune da far nascere la leggenda che avesse venduto l'anima al diavolo. Contratto col diavolo che sarebbe avvenuto, ovviamente, come da tradizione, a un incrocio stradale a tarda notte, anche se è più probabile che si sia ritirato per anni per imparare dai vecchi bluesmen discendenti degli schiavi. Vent'anni dopo la sua morte, la Columbia Records rilasciò il disco postumo King of the Delta Blues, che fece fiorire una mandria di estimatori dai nomi poco altisonanti come i Rolling Stones ed Eric Clapton. E passiamo alla nostra numero 9, Nick Drake. Come altri artisti, prima o dopo di lui, Nick Drake ebbe sempre un piccolo problema per formare live, proprio non gli piaceva. I thought Nick was a fantastic guitar player, I mean just a great original fingerstyle guitar player. Tre dischi che non vendettero neanche più di tanto, lasciandolo sconfortato e praticamente al verde. Manco il Club 27 per pochi mesi, perché morì di overdose di antidepressivi a 26 anni. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can. Dopo la morte furono in tanti a citarlo tra le proprie ispirazioni, come Kate Bush o Robert Smith dei Cure, per dire. Anche se questo non servì molto a rilanciarlo nel mainstream, fino all'arrivo di Volkswagen, che nel 1999 utilizzò la sua Pink Moon in uno spot, causando un'impennata di ricerche a riguardo di Drake e dei suoi dischi. So I written and so I say. Lavori che cominciarono per la prima volta e finalmente direi a scalare le classifiche, purtroppo a 25 anni e passa dalla morte solitaria dell'autore. Pink Moon is one of the most astounding records ever made. Numero 8, Jonathan Larson. Cresciuto giusto per vivere al meglio la controcultura tra gli anni 60 e il 1977, Larson era un intellettuale oltre che un musicista. I'll have the salad niece always and some holly bread. Prolifico scrittore di opere teatrali, purtroppo per lui di scarso successo, il primo grande botto lo fece scrivendo Rent, celebre opera rock sulla difficoltà della vita di un artista che cerca di vivere il suo sogno. He got a full scholarship. He blew everybody out of the water. We were taken by his energy, his commitment, his skill set. Ma Larson non era per niente sicuro della sua opera, anzi, provava una fortissima insicurezza in pieno petto, tanto che la mattina del 25 febbraio del 96, il giorno della prima di Rent, venne trovato morto nell'appartamento. Every professional dream my brother had that he thought might happen over the course of his career happened in that one moment. And it was the moment that he died as well. Rent divenne un successo pazzesco ed elevò il nome di Larson alle masse. Ad esempio, colgo subito l'occasione per ricordarvi che su Netflix è uscito recentemente Tick Tick Boom, che tratta proprio della sua vicenda. 7, Georges Bizet. A differenza di altri nomi in questa lista, Bizet ebbe un promettente avvio di carriera. Nato in una famiglia di musicisti, studiò al Conservatorio di Parigi e vinse addirittura il prestigioso Prix de Rome per la composizione. Ma poi conobbe solo il fallimento. Forse era troppo avanti per l'epoca.
così avanti che la Carmen, la sua opera più celebre, un mix di violenza, drama, romance e musicalmente potentissima, venne accolta con sdegno dal pubblico parigino. Deluso, depresso e malato, Bizet morì pochi mesi dopo. E morì a poca distanza dalla prima della Carmen a Vienna, dove invece fu acclamata come un capolavoro, giustamente direi. Oggi l'opera e l'autore sono tra i capisaldi della lirica e la Carmen è una delle opere ancora oggi più rappresentate al mondo. E se siete dei disgraziati che non la conoscono, beh, ricorderete questo. Un gran pulito, un gran brillar. Sì, fino in me, ma je t'aime, sì, je t'aime, guarda toi. Alla numero 6, Tim Hardin. Hardin è uno di quei casi strani in cui l'autore non spiccò mai, sebbene le sue singole canzoni siano state cantate e coverizzate da gente mica da ridere, come tra gli altri John Baez, Johnny Cash e Bobby Darin. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Lo stesso Darin, ad esempio, rese celebre If I Were a Carpenter, scritta da Hardin, che invece coverizzò la sua Simple Song of Freedom, che rimase di fatto la sua unica super hit, una canzone non sua. Dopo la performance a Woodstock, la sua vita cominciò a traballare. Prima venne abbandonato da moglie e figlio, poi dal suo studio di produzione, e infine, all'età di 39 anni, morì per un'overdose di eroina. Soon your sailing will be over. E sebbene le sue tracce venissero comunque coverizzate da alcuni tra i più grandi, il suo nome rimase praticamente sconosciuto ai più fino all'album tributo uscito nel 2013, che contribuì definitivamente a rilanciare il suo nome più di 30 anni dopo. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Alla nostra numero 5, Arthur Russell, che oserei dire è uno di quegli artisti poliedrici molto difficili da inquadrare e anche da apprezzare. Lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Se cercate il suo genere online potreste leggere cose che vanno dalla semplice new wave fino al Buddhist bubblegum o la mutant disco, per farvi capire di chi stiamo parlando. La sperimentazione lo contraddistinse sempre e continuò sempre a riarrangiare le sue canzoni. At one point he did some horn arrangements for a couple of our songs. They were peculiar horn arrangements. I had to completely reorient my thinking. Canzoni che comunque non riscontravano il successo sperato. Russell morì sostanzialmente da solo e in sordina, con un solo album completo alle spalle, ma il suo socio storico Tom Lee, insieme a Steve Knutson dell'Audica Records, riuscì a produrre e rilasciare un disco postumo di tracce inedite e particolari. He would do something that would seem very avant-garde or whatever you want word you want to use, and then the next minute he would say, what I really want to do is sound like ABBA. Un'ultima cosa, encomiabile il fatto che Knutson non abbia pubblicizzato l'album nel rispetto dell'artista, ma se questa cosa fosse stata un'idea comune, forse molti nomi su questa lista non ci sarebbero proprio. Numero 4, Otis Redding. Redding in vita non ebbe mai un successo strepitoso, ma quando le cose sembrarono cominciare a girare, la sua carriera venne interrotta a causa di un incidente aereo. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Già all'epoca aveva rilasciato qualche discreto successo nel campo del rhythm blues, come These Arms of Mine, ma la sua hit più celebre fu Sitting on the Dock of the Bay, pubblicata postuma. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Ed Otis, che morì pochi giorni dopo l'incisione del brano, non lo seppe mai. Fu la prima canzone postuma della storia ad entrare alla numero uno della classifica Billboard americana. Redding non viene ricordato oggi solo per i suoi successi, ma soprattutto perché anche grazie al suo innovativo mix di folk e blues si sarebbe sviluppato il genere soul, che negli anni si è poi imposto come fondamentale. These arms of mine, they are warm. Alla nostra numero 3, Israel Kamako Vivo Olé. Hawaiian music is my root, bro. You know, and I can play nobody else's music if I cannot do my own.
Peculiare personaggio della scena musicale, Israel fu principalmente un interprete tradizionale hawaiano e in vita il suo successo non travalicò mai i confini delle isole. Sebbene sia riuscito nell'opera incredibile di reinterpretare due classici in un modo mai sentito. La sua versione medley di Over the Rainbow, tratta dal Mago di Oz e di Wonderful World di Louis Armstrong, divenne infatti la versione più venduta, sebbene la tendenza sia cresciuta non di poco solo dopo la sua morte, a cavallo del nuovo millennio, quando la sua canzone venne inclusa in moltissimi film e serie TV. Well, trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Israel era una persona felice e tranquilla e reputava che la morte fosse solo una fase di transizione verso qualcos'altro, tanto che un suo amico durante il funerale ricordò a tutti che Israel, se fosse stato lì, sarebbe stato sorridente. Numero 2, Jeff Buckley. Quando si parla di Jeff Buckley diventa difficile non accennare almeno un attimo a suo padre Tim, altro artista dal cursus honorum sottovalutato. Padre che conobbe una sola volta in vita sua, ma che apparentemente lo influenzò parecchio dal punto di vista stilistico. Il suo primo album, Grace, è pregno di folk, rock, funk, e forse per questo eclettismo all'epoca non venne capito. Oggi penso sia ancora nella top 10 delle vendite, invece. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. David Bowie disse che se avesse dovuto scegliere un disco ed uno soltanto da portarsi su un'isola deserta sarebbe stato proprio Grace. Non meno importante, ma credo più scontato, la sua cover di Hallelujah di Leonard Cohen è ancora oggi tra le canzoni più popolari e cantate al mondo. Hallelujah! E prima di tutto questo successo, ovviamente, Jeff dovette passare a miglior vita in giovane età, come anche suo padre prima di lui. Se non volete morire giovani anche voi a causa di una youtuber impazzita, solo che questa volta di successo non se ne parla, ve lo dico fin da subito, cliccate la campanellina degli avvisi. E alla numero 1, Johann Sebastian Bach. Sì, lo so, sembra incredibile, ma il maestro della musica barocca non ebbe per niente successo nel corso della sua vita. Oggi è ascritto tra i più grandi compositori della storia europea e della civiltà occidentale, ma all'epoca visse come semplice organista e maestro di musica. Venendo spessissimo criticato per i virtuosismi che infondeva durante l'esecuzione dei brani, aggiungendo spesso passaggi completamente inediti o improvvisati e dando sui nervi agli ecclesiastici. Molte delle sue opere, alcune composte ex novo per ricchi committenti o per i suoi studenti, altre facente parte del suo repertorio di capolavori, rimasero del tutto inedite durante il corso della sua vita, ma l'autore era probabilmente consapevole del suo valore, tanto da conservarle a modino in modo che ci pervenissero, ed oggi probabilmente se la dorme della grossa nella sua bara con un bel sorriso a 32 denti stampato in faccia. Allora, piaciuta la nostra lista? Fatecelo sapere nei commenti e come chiusura finale qualche errorino in fase di registrazione. Per questa lista i più grandi musicisti in ambito... i più grandi musicisti in ambito musicale, ma va? Ma ora affilate i vostri archetti, sguinzagliate le vostre chitarre elettriche e...